Che mi stai facendo, Nico? Che mi stai facendo? Sto facendo la piastra Steam Pod, che è una piastra che emana vapore. È una novità di Compagnia della Bellezza e L'Oreal. Allora, questa piastra emana vapore, per cui l'effetto è superiore di una piastra... Rispetto alla piastra, la classica piastra, la piega dura di più, perché comunque il vapore fa sì che i capelli non vengano secchi, non vengano disidratati, ma idratati. Quindi all'esterno il capello non ricerca l'umidità dalla temperatura esterna, perché già il capello è idratato, già il capello è umido. In più sfrutta l'azione della procreatina, che è una molecola nuova, e quindi si salda il capello. Senti, ma questa piastra che emana vapore li lucida anche i capelli? Perché io vedo che sono più lucidi. Il capello viene più compatto e la piega dura più a lungo, dura di più, grazie appunto al vapore. Qua, guarda che bello questo sunshine. Senti, ma si porta questa frangetta moltissimo, vedo tutti con le frangette. Quest'anno in Compagnia della Bellezza abbiamo deciso, veramente ci siamo focalizzati moltissimo sullo spirito dell'individualità. Ognuno, allora abbiamo visto, in effetti se tu guardi, si usa quest'anno tutto e il contrario di tutto. Per cui noi di Compagnia della Bellezza invece abbiamo puntato il nostro focus specificatamente e direttamente sullo styling. Quindi pensiamo che lo styling oggi è quella cosa che veramente, senza, noi rispettiamo anche il fatto che voi donne non volete tagliare i capelli, volete lasciare i capelli più lunghi, più sinuosi, oggi stiamo attenzionando moltissimo alle pieghe. Quindi stiamo facendo molte onde, stiamo lavorando, abbiamo il mosso curvi, abbiamo il mosso free. Abbiamo tutta una serie di iniziative mirate a valorizzare proprio il tuo carattere, partendo, abbiamo un test troppo bello che serve a individuare il tuo carattere nello styling, e da lì partiamo e andiamo a scoprire. Ma qual è questo test? Questo con l'iPad. Non è quello con l'iPad. L'abbiamo fatto la volta scorsa, questo è il test. Maggioranza di risposte A, maggioranza di risposte B. Quindi da questo test in effetti capiamo se sei più una personalità liscia o se sei una personalità mossa. Una volta che abbiamo individuato se sei più liscia o se sei più mossa, andiamo a individuare, abbiamo scoperto, abbiamo lavorato su varie forme, sia del liscio, sia, vedi, abbiamo i capelli lisci naturalmente, abbiamo effetti che servono più a mettere in evidenza la sciocchettatura, quindi delle linee più minimal, no? Quindi dove in effetti il liscio è più composto, abbiamo il morbidamente lisci. Riguardo quello che tu mi chiedevi rispetto alla frangia, rispetto a quello che sono le varie forme, le frange ne abbiamo tanti tipi. Abbiamo questa frangia dove mette in evidenza e va a lavorare su tutto quello che riguarda lo sguardo, su tutto quello che riguarda le linee del tuo viso che vanno dall'occhio fino a questa parte. Poi abbiamo riscoperto il piacere della frangia più sensuale, lasciata, sai, che valorizza proprio l'occhio, che scende sotto le sopracciglia, che può essere anche pettinata in questa maniera così, nel mosso energy, ne l'abbiamo rappresentata, questa frangia, vedi che si muove, dove va a valorizzare queste ciocchette che ti lasciano libertà nel viso. Cioè, state attento molto a ciò che vuole la donna. Bravissima, partiamo. Per noi il nostro motto è scoprire il tuo carattere, scoprire veramente quello che più ti fa stare bene. Io sono difficile, Beppe, tu lo sai. Io per esempio ho doppia personalità, d'inverno liscia, d'estate riccia. Come due. Tu hai scoperto la praticità nel riccio, quindi con le due onde che Madre Natura ti ha regalato abbiamo scoperto in modo come insieme ovviamente valorizzarle, e quindi sei un mosso energy. Ecco, se ti dovessi identificare nella mia categoria dei mossi, ti metterei nei mossi energy per l'estate. Sei molto più romantica invece e sei molto più mosso curvi nel periodo invernale, nel periodo autunnale, quindi in questo momento io ti rappresenterei più con questo stile più che con il mosso energy.
E i colori? Ci sono dei colori oppure tutti i colori anche lì in base a ciò che vuole la donna? Allora, noi, ti ripeto, il nostro focus è concentrato sulla tua personalità. Insieme a un mosso, insieme a un liscio, tramite sempre un giochino, e questa volta ritorniamo all'iPad, scopriamo il tuo stile. Poi ovviamente noi ti consigliamo, ovviamente c'è il nostro parere tecnico-professionale che ovviamente ci permette di poter superare quello step che tu magari da sola non riesci. Però fondamentalmente grande attenzione, grandissima attenzione nei confronti della tua personalità, quindi del tuo vero carattere, del tuo vero carattere, e da lì poi è una gioia. E i prodotti che tu adoperi con i tuoi clienti? Allora, noi lavoriamo esclusivamente con L'Oreal e Kerastase, sono le nostre aziende partner con la quale ovviamente abbiamo un rapporto che è in compagnia della bellezza è molto ma molto stretto. Siamo i promotori, siamo insieme a L'Oreal, scopriamo giorno per giorno tutto quello che può essere di efficace, di meno efficace, più adatto, meno adatto. Con Nico ho visto che hai fatto la piastra Steam Pod, quindi il trattamento alla procheratina, vedi che ti dà questo effetto liscio così. Siamo stati i primi ad avere questa piastra, l'abbiamo avuta, già ce l'abbiamo dentro da almeno un anno, l'abbiamo potuta testare insieme all'azienda L'Oreal, abbiamo qualche vantaggio per il fatto che siamo uniti e quindi collaboriamo, e da lì poi tutte queste grandi esperienze che di volta in volta ci passiamo a vicenda. Rende i capelli anche più lucidi, ho notato, questa piastra. Questa procheratina non fa altro che essere sigillata e diventa un tutt'uno con i capelli tramite questa piastra, che visto che fa pure il vapore, no? E quindi il vapore riesce a sigillare questo trattamento alla cheratina e diventa, il capello diventa, come tu hai potuto notare, più gommoso, è un liscio diverso, non è il liscio solitamente piastrato dove risulta sempre un po' più secco, risulta un po' più facilmente elettrizzabile, è un liscio più gommoso, è un liscio più vellutato, è un liscio più morbido. Per cui durano anche di più. Quando eri in discoteca puoi fare la pasta, se volete la ballare, puoi fare tutto quello che vuoi. È a prova di pazzia. Magari in discoteca no, dai. No, io oramai ho un'età e vado a fare in discoteca. Dobbiamo andare in discoteca. Dobbiamo andare? Allora ci andiamo io e tu. Andiamo in discoteca. Noi ci andiamo in discoteca. Ciao.